È arrivata in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la proposta di legge del Movimento 5 Stelle a mia prima firma che tratta il taglio delle indennità dei parlamentari. Che cosa chiediamo? Chiediamo che venga applicato a tutti i parlamentari lo stesso trattamento che il Movimento 5 Stelle applica ai suoi deputati e senatori, quindi un taglio delle indennità dei parlamentari che passa da 10.435 euro lordi a mensili a 5.000 euro lordi mensili e andare a rendicontare al centesimo in trasparenza tutte quelle che sono gli utilizzi che vengono fatti delle risorse pubbliche destinate alle attività di mandato, quindi le diarie e le spese per i collaboratori. Ora, siamo arrivati nella discussione cuore in commissione. La maggioranza, il PD, sta facendo melina come spesso capita e si sta attaccando ai cavilli e alle virgole della legge per andare a evitare di prendere una posizione politica su questo tema. A questo punto noi che cosa vogliamo fare? Abbiamo presentato un emendamento che riscrive tutta la legge e lasciamo solo due temi che sono cari al Movimento 5 Stelle: il taglio delle indennità e la completa trasparenza e rendicontazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche che i cittadini ci affidano come loro parlamentari per la nostra attività parlamentare. Ci chiediamo a questo punto se su questi due temi, ovvero il taglio delle indennità e la trasparenza, finalmente il PD avrà la volontà di fare la scelta giusta. Dire no alle ingiustizie è un dovere che fa stare bene. È una deforma questa, più che una riforma, che toglie potere ai cittadini, alle regioni, al Parlamento e lo concentra nelle mani di un governo che sta facendo fallire l'Italia e svende il futuro dei nostri figli. Noi diciamo no a questa riforma perché è come se si volesse cambiare la macchina a un autista che non sa guidare. È la classe politica che non sa guidare questo paese, che è responsabile della situazione di questo paese, e oggi diamo la colpa allo strumento, o meglio, hanno cercato di trovare un capro espiatorio. Se dovesse vincere il sì, come oggi non c'è una legge che deve rendere trasparenti i finanziamenti privati ai partiti, non ci sarà il giorno dopo. Noi abbiamo creato anche un sito ad hoc dove andiamo a spiegare i reali contenuti del no. Giusto votare no perché non c'è il superamento del bicameralismo paritario, come indicato come primo rigo del titolo che c'è che troveremo sulla scheda elettorale. Questi vecchi partiti stanno perdendo consenso. Credetemi, non ho mai sentito in tanti eventi sul territorio che faccio, come tutti i miei colleghi qui presenti, un solo cittadino dirci: la priorità per noi oggi è il superamento del bicameralismo perfetto. Al contrario, ci hanno chiesto di superare 20 anni di mala politica, le mancate riforme contro la corruzione, l'ingerenza dei gruppi di potere sul funzionamento dello Stato, l'inefficienza e gli sprechi della pubblica amministrazione. Che cos'è il democracy? È semplicemente un modo per ampliare il concetto di democrazia, esattamente quello che il Movimento 5 Stelle sta facendo con Rousseau, quello che siamo riusciti a inserire in un rapporto qui al Parlamento Europeo che parla proprio di questi concetti fondamentali. Inclusione digitale per le persone di tutte le età, strumenti per ridurre il deficit democratico, rimedio all'astensionismo, promozione della responsabilità e della trasparenza nella pubblica amministrazione. Tutti i cittadini devono avere, insomma, il diritto di ricevere un'adeguata educazione digitale. Devono avere il piacere di esprimersi. Oggi il primo step è stato fatto, ma è solo l'inizio di una lunga battaglia. Da una maggioranza che ha approvato con un doppio passaggio parlamentare una riforma costituzionale vergognosa e pericolosa, da una maggioranza parlamentare che ha approvato una legge elettorale che sappiamo già essere incostituzionale, non meno di quella che ha portato gli attuali parlamentari della Camera e del Senato a sedere qui. Evidentemente non siamo sorpresi dell'esito che pure avevamo paventato questa mattina, che questa legge di conversione di un decreto legge terminasse con l'apposizione della fiducia. Approvare una tale norma è la morte di ogni processo giusto, è la negazione di poter far valere davanti a un giudice imparziale i propri interessi legittimi e i diritti soggettivi. Questa previsione, che obbliga le parti a contingentare le proprie difese in una misura predeterminata di pagine, è ridicola, incongrua e gravemente contraria alla Costituzione. È ridicola perché non si può ridurre l'attività defensionale forense a una mera computazione di caratteri, margini e interlinee. È incongrua perché non tiene conto che vi sono liti che richiedono un'ampia trattazione e altre meno, che nel primo caso tutta la difesa possibile deve essere spiegata ed esercitata. Ed è soprattutto gravemente anticostituzionale, perché permette al giudice di non tenere conto di quanto inserito oltre i limiti defensionali. Per questi motivi,
Io dico no, noi diciamo no. Oggi i semplici cittadini, i sindaci e tutti quelli che difendono la democrazia hanno firmato qui a Bruxelles un manifesto per dire no al CETA, il trattato di libero scambio tra Europa e Canada. No al CETA per dire no ai cibi OGM e alla carne trattata con gli ormoni. No al CETA perché non vogliamo svendere sanità pubblica, trasporti e acqua alle multinazionali. No al CETA perché non vogliamo che un tribunale speciale decida al posto dei rappresentanti dei cittadini. No CETA! 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 Siamo in tanti, la Commissione Europea ci deve ascoltare. Siamo molto soddisfatti che si stia concludendo la prima lettura di questo disegno di legge. Un disegno di legge importante che riconosce un finanziamento strutturale a due festival, il Verdi di Busseto e il Romeo Europa, di indubbio pregio culturale e, per quanto riguarda il Verdi, di indiscutibile valenza per la valorizzazione e la promozione della nostra cultura nel mondo. È un buon provvedimento questo? Sì. Poteva essere migliorato? A nostro avviso sì. Per esempio, accogliendo l'emendamento a prima firma Blundo che chiedeva di introdurre nella lista dei beneficiari del contributo anche il Festival Donizetti Opera di Bergamo e il Bellini Festival di Catania, nell'ottica di fare rete per meglio concertare strategie tese a valorizzare e a promuovere il nostro significativo patrimonio musicale. E chiedeva quindi di aumentare le risorse destinate a questa operazione. Il fare rete così importante, così difficoltoso in Italia in tanti ambiti della vita della nostra collettività. Il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo disegno di legge. Il problema è la sostituzione quotidiana della democrazia con una democrazia bancaria. Questo di fatto voi lo sapete perfettamente. Siamo qui in piazza con i 41isti proprio per manifestare la contrarietà al governo che non prende posizione rispetto a una piaga sociale, perché stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone che hanno lavorato 41 anni, 41 anni hanno versato contributi e sicuramente non riusciranno a percepire per 41 anni la pensione. Voglio una risposta ai nostri soldi, dove l'hanno mandati? Non mangiati i soldi. Questa è insomma, la risposta ce la devono dare loro. Il governo crea divisione sociale e non vuole dare una risposta a tutti. Questa è la risposta della piazza. La gente, scusatemi, ma è un po' incazzata. La gente vuole avere un diritto e non vuole chiedere un prestito in banca per andare in pensione. Quindi il Movimento 5 Stelle è al fianco di tutte queste persone che lottano e combattono per avere il diritto e dobbiamo cercare di aiutarli. Quindi metteteci anche voi del vostro, divulgate e diamo attenzione alle persone che hanno bisogno e non alle lobby che questo governo aiuta tra banche e affaristi. Dobbiamo cercare di dare dignità al popolo italiano. 3 cartoni di latte su 4 venduti in Italia sono stranieri. Non si sa da dove vengono. Abbiamo spinto in Europa affinché si potesse adottare l'obbligatorietà dell'etichetta di origine per latte, yogurt, formaggi e latticini. Il governo ha ceduto alle pressioni delle associazioni di categorie. È stato costretto a dare il via libera alla nuova normativa, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017. Al Parlamento europeo noi abbiamo messo spalle al muro la Commissione, l'unica che ancora aveva dubbi. Sono stati così salvati oltre 100.000 posti di lavoro e i cittadini sapranno finalmente cosa consumano. È una svolta storica. Tuttavia c'è ancora molto da fare. Salumi, succhi di frutta, pasta, concentrato di pomodoro e alcuni tipi di carne sono ancora di provenienza sconosciuta. Ma non temete, continueremo a difendere il nostro made in alimentare finché avremo voce. Nessuno si deve permettere di mettere le mani sui nostri piatti. Nessuno si deve permettere di toccare la nostra agricoltura. Che non può esserci una produzione di qualità senza qualità del lavoro, ossia del rispetto dei diritti, dei contratti, delle leggi. Possiamo concludere sottolineando che il provvedimento non soddisfa completamente le istanze che il movimento ha avanzato e che potevano invece garantire maggiore efficacia alla normativa. Anche se riconosciamo che essa rappresenta indubbiamente un primo passo nella lotta al fenomeno del caporalato per consentire a tanti invisibili di recuperare, almeno in parte, diritti e dignità di persone. La proposta di legge del Movimento 5 Stelle a mia prima firma che tratta il taglio delle indennità dei parlamentari. Che cosa chiediamo? Chiediamo che venga applicato a tutti i parlamentari lo stesso trattamento che il Movimento 5 Stelle...